In questo breve viaggio visitiamo le principali città dell'Istria. L'Istria è una penisola di forma triangolare che si trova tra il Golfo di Trieste e il Golfo del Guarnero. La sua superficie è di 3.100 km quadrati. Attualmente l'Istria appartiene a tre stati diversi. Una piccola parte a nord, da Muge a Trieste, e quanto è rimasto all'Italia. Poi c'è la parte slovena con Capodistria, Portorose, Pirano, Isola e i territori fino al fiume Dragonia. Tutto il resto, che è la maggior parte del territorio istriano, oggi appartiene alla Croazia. Dai reperti archeologici, l'Istria fu abitata fin dal Paleolitico. Ci sono stati ritrovamenti dell'età del bronzo, del secondo millennio a.C., e dell'età del ferro, che è il primo millennio a.C. Uno dei primi insediamenti fu degli Istri, una tribù illirica, e della tribù dei Liburni. Nel 129 a.C. i Romani iniziarono la colonizzazione dell'Istria e fondarono le loro colonie a Pola, Parenzo, Trieste e Albona. I Romani costruirono la strada che da Aquileia andava a Pola. L'Istria visse romanizzata e in pace per 6 secoli, fino alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C. Umago, Umag, sorta tra il secondo e il terzo secolo d.C., probabilmente su un insediamento celtico, dopo il dominio romano fece parte dei regni di Odoacre e Teodorico, durante i quali subì saccheggi e distruzioni. Passò alle dipendenze di Bisanzio tra il VI e il VII secolo, quindi a quelle del Sacro Romano Impero, sotto il quale conobbe un periodo di decadenza e carestie. Salve, qui siamo a Umag, Umago in italiano, è quasi l'inizio della Croazia, siamo in Istria, c'è un altro pezzo di Istria di là che è rimasto nella Slovenia, poi c'è Trieste. Qui della Istria è praticamente l'inizio, poi c'è Poreč, poi c'è Rovigno, poi c'è Pola. Cerchiamo di visitarne più possibile, forse tutte e tre. A presto. Nel 1180 passò al patriarcato di Aquileia. In questo periodo subì continui saccheggi per opera dei pirati dalmati. Umago, la prima località che si incontra entrando in Istria, da nord, è una cittadina che con i suoi 45 km di costa e l'interessante entroterra ha una storia interessante. La scoprirono i nobili romani e ne fecero la loro residenza estiva. Splendore, lusso e glamour di quel tempo si fondono armoniosamente nelle storiche case veneziane del nucleo centrale della cittadina. Sono conservate parte di mura e di torri antichi, edifici e chiese, sia barocco che risorgimentali. Il Duomo di Umago. In una piazza molto grande si trova il Duomo di Umago, una chiesa risalente al 1757. L'interno della chiesa ospita invece un pregiato organo del 1700. Fu eretta sopra la preesistente chiesa di Santa Maria Maggiore e per questo intitolata ancora a quest'ultima e a San Pellegrino, patrono della città. Di lui si trova un rilievo nel campanile quattrocentesco adiacente la chiesa, assieme ad un altro rilievo raffigurante un leone veneziano. La facciata della chiesa resta incompiuta e ricorda molto la chiesa di Buie. Cittanova, Novigrad. Il turismo ha cominciato a svilupparsi a Cittanova a partire dagli anni 70. Sin ad allora l'economia della cittadina era basata sulla pesca. Poco alla volta la piccola città ha iniziato a basare il proprio sviluppo economico sul turismo, grazie alla sua conformazione a penisola e circondata dal mare. Salve, qui siamo a Novograd, Cittanova in italiano. Siamo in Croazia, questa è l'Istria e dell'Istria siamo al nord dell'Istria, vicino a Umago, tra Parenzo, Porec e Umag, Umago. Adesso facciamo il giro e dobbiamo visitare l'Istria insieme. A dopo.
e presenta un interessante patrimonio storico-culturale, oltre che una natura ben conservata. La vicinanza con il confine rende Cittanova facilmente raggiungibile ai turisti dalla Slovenia e da Trieste. Cittanova dista circa 50 km in auto da Trieste e un paio d'ore in motonave da Venezia. La località è ricca di strutture ricettive, alberghi, campeggi, appartamenti e ristoranti. L'amministrazione comunale punta per il futuro prossimo nella direzione dello sviluppo di un moderno centro nautico, la Marina Cittanovese. La storia. Nel 300 a.C. Roma inizia la sua espansione verso l'Istria e i primi contatti con le popolazioni, gli Istri e i Liburni. Nel 221 a.C., prima spedizione militare romana in Istria. Nel 181 a.C., fondazione di Aquileia e delle successive colonie di Targeste, Trieste e Pola. Nel 177 a.C. l'intera regione istriana è sotto il dominio romano. Nel 30 a.C. anche la Dalmazia entra a far parte dell'impero romano e Augusto nomina la regione Decima Regio Venetia et Istria. Nel 476 d.C., caduto l'impero romano di Occidente, l'Istria passa sotto i Goti di Teodorico. Dal 538 al 778 d.C. l'Istria fu dei Franchi di Carlo Magno. Prima presenta slava, i rappresentanti delle città istriane chiesero a Carlo Magno di liberarli dalla pirateria slava. Nostro commento. Parenzo, Porec. Durante il regno di Ottaviano venne trasformata in una città e nel primo secolo proclamata Colonia Iulia Patentium. Dopo la caduta dell'impero romano si seguirono diversi dominatori, bizantini, franchi, veneziani, francesi e austriaci, e ogni popolazione ha lasciato le proprie tracce. L'impronta urbanistica della città è romana, incentrata su due assi perpendicolari, il Decumano e il Cardo Massimo, attorno ai quali si raccolgono le abitazioni e i negozi. Porec, Parenzo, è una città situata nella penisola istriana, caratterizzata da una ricca eredità storica e culturale. Parenzo è una tipica città mediterranea, dove gli ospiti possono trascorrere le proprie vacanze estive in ogni tipo di alloggio. La storia. Nell'801 inizia l'espansione veneziana e nel 1150 il doge di Venezia domina tutta l'Istria. Nel 932 Capodistria prestò giuramento di fedeltà alla Serenissima. Nel 1145 anche Pola giurò fedeltà a Venezia. Nel 1250 anche la Dalmazia e le isole passano sotto la Serenissima di Venezia. Nostro commento. Il centro della città è raggiungibile passeggiando all'ombra di pini che si allungano sulla passeggiata costiera. Qui si può anche andare in bicicletta o salire a bordo del trenino turistico e scegliere tra tre diverse direzioni principali. Questa passeggiata si può percorrere anche a piedi e di notte viene illuminata ed è molto romantica. In estate ci sono numerosi bar e caffetterie con terrazze all'aperto dove fermarsi, panchine per riposare guardando il mare e campi sportivi dove allenarsi. La storia. Nel 1267 Parenzo si unì alla Serenissima, poi seguirono Albona, Muggia, Fianona. Per i successivi 4 secoli l'Istria fu governata dalla Serenissima di Venezia. Dal 1358 al 1409 l'Istria fu del Regno di Ungheria. Dal 1400 al 1600 la peste colpì Istria e Dalmazia più volte. Venezia importò come schiavi lavoratori e soldati slavi e bosniaci. Nel 1420 la parte costiera della Dalmazia è dei veneziani e quella interna è dell'impero ausburgico. Nostro commento. Una visita al centro storico può cominciare da Piazza Libertà, dal quale si può accedere al Decumano e proseguire scegliendo una delle strette vie lastricate di bianco della città, mentre dal lungomare e dalla riva Ante Sogne si gode la vista romantica della parte nord della città. La storia.
Nel 1432 i veneziani ripresero stabilmente la costa dalmata e le isole, ad eccezione di Ragusa, che rimase indipendente fino al 1808. Nel 1797, Trattato di Capo Formio, con la pace siglata tra Napoleone e gli Asburgo, fu la fine della secolare presenza veneziana in Istria e Dalmazia e iniziò l'epoca austriaca, che andò dal giugno 1797 all'ottobre 1918, salvo una breve parentesi napoleonica tra il 1806 e il 1813. Dopo la battaglia di Austerlitz e la successiva pace del 1805, il Veneto, l'Istria e la Dalmazia passarono dal dominio asburgico a quello di Napoleone. Nel marzo del 1806 Napoleone aggregò ufficialmente l'Istria e la Dalmazia al Regno d'Italia. Nel 1813 gli austriaci ripresero il controllo dell'Istria e della Dalmazia. Nel 1861 proclamazione del Regno d'Italia. Gli italiani della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia, di fatto in territorio austro-ungarico, sentirono un forte richiamo verso l'Italia e iniziarono le divergenze con gli sloveni e i croati. Gli italiani volevano che le loro terre si unissero al Regno d'Italia, mentre sloveni e croati volevano rimanere sotto l'impero austro-ungarico. Vienna considerava gli sloveni e i croati più fedeli al regno austro-ungarico ed emanarono provvedimenti scolastici e amministrativi nettamente a favore dei cittadini di lingua slava. Nel 1867 le monarchie di Austria e Ungheria si uniscono e formano l'impero austro-ungarico. Il 26 aprile 1915, con il Patto di Londra, le potenze dell'intesa, Francia, Inghilterra e Russia, invitarono l'Italia ad entrare in guerra al loro fianco. E promisero in cambio a guerra finita il Trentino, l'Alto Adige, Trieste, Gorizia, Gradisca, l'intera Istria, le isole di Lussino e Cherso, una parte della Dalmazia che comprendeva Zara, Sebenico, le isole di Lissa, Lesina e Curzola. L'Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915 e dopo 3 anni di duro e sanguinoso conflitto riuscì a contribuire alla vittoria delle potenze dell'intesa. La guerra si concluse con l'armistizio di Villa Giusta il 3 novembre 1918. Gli istriani e dalmati di lingua italiana, come pure i trentini e gli altri tesini, si trovarono a dover combattere nelle file dell'impero austro-ungarico contro il Regno d'Italia. Molti disertarono e passarono nelle file degli italiani. Quando gli austriaci li catturavano, venivano fucilati per diserzione. Come per Nazario Saurio, Fabio Filzi, Francesco Rismondi e tantissimi altri. Questa è la nascita dell'odio razziale tra slavi e italiani che nel 1945 porterà al massacro degli italiani nelle foibe. Il 12 settembre 1919, impresa d'Annunziana che occupa Fiume con i suoi legionari per farla unire al Regno d'Italia. Sempre nel 1919 le trattative di Versailles per la spartizione dei territori non giunsero ad un accordo. L'Italia pretendeva i territori promessi con il Patto di Londra e in più Fiume, perché abitato dalla maggioranza di lingua italiana, e pertanto autodecisione di unirsi all'Italia. Le potenze del patto si rifiutarono e l'Italia aprì una trattativa diretta con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, la futura Jugoslavia. Il 12 novembre 1920 governo italiano e jugoslavo firmarono a Rapallo un trattato che stabiliva i confini. L'Italia otteneva quasi tutta la Venezia Giulia, che comprendeva l'Istria, mentre rinunciava a quasi tutta la Dalmazia, escluso Zara e l'isola di Lagosta. Fiume divenne stato libero e il governo italiano, in rispetto degli accordi del trattato, dovette intervenire militarmente contro i legionari di D'Annunzio che avevano occupato fin dal 1919 e farli ritornare. Nel 1922 l'avvento del fascismo peggiorò ulteriormente la difficile situazione delle diverse etnie, emanando provvedimenti quali chiusura delle scuole in lingua slovena e croata, soppressione di tutte le associazioni culturali, sportive, giovanili, economiche di lingua slava. La stampa slovena e croata venne dichiarata fuori legge. In altre parole, il regime fascista voleva che le etnie slovene e croate se ne andassero dai territori italiani per andare in Jugoslavia, ma invece rimasero. Al contrario, molti italiani che erano rimasti in Jugoslavia cercarono di scappare in Italia.
Nel gennaio del 1924 Italia e Jugoslavia spartirono fiume. La città rimase all'Italia mentre il porto di Baros e l'entroterra passò alla Jugoslavia. I nuovi confini avevano all'interno del Regno d'Italia un elevato numero di cittadini di etnia slovena e croata e l'Italia si dimostrò incapace di gestire etnie di diverse lingue. Questo ruppe la coesistenza amichevole fra italiani, sloveni e croati residenti in Italia. Nel giugno 1940 l'Italia entra in guerra a fianco della Germania e il 6 aprile 1941 Italia ed alleati attaccano la Jugoslavia. L'esercito jugoslavo, attaccato da più fronti, si dissolse. Il 10 aprile il movimento politico filofascista proclamò l'indipendenza della Croazia e fu l'inizio del crollo della Jugoslavia. Re Pietro II fuggì a Londra. L'Italia si annesse la costa dalmata e le relative isole, costituendo il governatorato di Dalmazia. L'Italia incorporò la parte orientale della Venezia Giulia, con Lubiana, zona interamente di lingua slovena. I militari dell'esercito jugoslavo dissolto si diedero la macchia, portando con sé gli armamenti, dando luogo ad una potente resistenza. Josip Broz Tito organizzò un numeroso esercito di partigiani che combattevano i soldati tedeschi e italiani. Nostro commento. Questa è Rovigno, Rovini in croato. È la perla della Croazia. È la città più bella di tutta l'Istria. È la città turistica più rinomata di tutta l'Istria. È bellissima, un paesaggio stupendo, un paese stupendo. Era una delle più belle città italiane che avevamo, che dopo la Seconda Guerra Mondiale ci hanno preso. La storia è abbastanza lunga e la raccontiamo fra un po'. Per adesso godiamoci lo spettacolo di questa meravigliosa città, Rovigno, in Istria, Croazia. Andiamo a vedere com'è. Rovigno, in croato Rovini, è distante 95 km da Trieste e insieme a Parenze d'Umago è il cuore turistico dell'Istria. Situata su di una collina, la città è dominata dal campanile della chiesa di Santa Eufemia, costruita nel 1736 in stile barocco. Il centro storico, raccolto entro le mura erette da Venezia a protezione contro i pirati, è caratterizzato da ripide vie lastricate. La storia. L'intento di Tito era quello di fare della Jugoslavia uno stato comunista, come quello sovietico. I partigiani colpivano i soldati e i soldati scatenarono una feroce rappresaglia contro la popolazione civile. L'odio nei confronti degli italiani salì alle stelle. Il caos era totale. Soldati italiani e tedeschi combattevano contro sloveni e croati, i quali in gran parte erano italiani. Tito pretendeva che tutti si unissero a lui nella guerra partigiana. Gli uomini di lingua italiana erano indecisi e Tito li faceva sterminare. Insieme alla famiglia, molti uomini di lingua italiana si unirono all'esercito tedesco e italiano e combattevano contro Tito. L'8 settembre 1943 in Italia firmarono l'armistizio senza preoccuparsi di tutti i soldati che avevano in giro per il mondo insieme ai tedeschi. In Istria, come in tutta la Jugoslavia, i soldati italiani allo sbando erano cercati dai tedeschi perché considerati traditori, ma soprattutto rastrellati dai partigiani di Tito per giustiziarli. In Jugoslavia la popolazione di lingua italiana si trovò nelle stesse condizioni dei soldati italiani, odiati per quanto avevano fatto contro i sloveni e i croati, e ancora peggiore il fatto che Tito voleva una Jugoslavia fatta di slavi. Da tutto questo si arrivò a fucilazioni, impiccagioni e lo sterminio nelle tristemente famose foibe. Le foibe sono delle cavità, dei crateri, degli abissi, sono fenomeni carsici tipici della Venezia Giulia, che sprofondano nel terreno per alcune decine di metri. Di foibe ce ne sono un migliaio solo nella provincia di Trieste, che sommato alle altre sparse in Istria diventano 1700. Nel 1943, dopo che l'Italia firmò l'armistizio, i tedeschi occuparono tutta la Venezia Giulia, Trieste, Gorizia, Pola, Udine, Lubiana, Fiume e l'isola di Veglia. Nel 1944 i partigiani di Tito ripresero gli attacchi contro i tedeschi e
e i tedeschi per rappresaglia deportarono o massacrarono chiunque sospettassero fosse collegato con i partigiani. A Trieste i tedeschi organizzarono un campo di prigionia nella risiera di San Sabba e attivarono anche un forno crematorio. Su 1235 ebrei deportati dalla Venezia Giulia ne ritornarono solo 39. Nel 1945 il martirio delle foibe, con migliaia di morti e l'esodo di 350.000 italiani, istriani, fiumani e dalmati. Il 29 aprile 1945 a Caserta venne firmata la resa delle forze germaniche in Italia. Il 1 maggio 1945 i reparti jugoslavi giunsero a Trieste, poi presero Gorizia, Monfalcone, Fiume, Pola e completarono l'occupazione di tutta la Venezia Giulia. I partigiani italiani di quelle zone vennero disarmati dai partigiani di Tito, uccisi, deportati o costretti di nuovo alla clandestinità. I soldati italiani o tedeschi rastrellati in zona vennero fucilati o deportati senza ritorno. Si tratta di alcune migliaia nel 1945, che vanno sommato ai 1250 del 1943. Con i nuovi confini, la quasi totalità delle foibe rimasero in territorio jugoslavo. Pertanto non si seppe più nulla. Nostro commento. Cattedrale di Sant'Eufemio. La leggenda di Sant'Eufemio ci fa capire meglio perché una chiesa così grande e maestosa sia stata innalzata proprio a Rovigno. Bisogna chiarire chi era Sant'Eufemio e perché è diventata protettrice della città. All'epoca dell'imperatore Diocleziano, molti cristiani erano stati perseguitati, incarcerati o uccisi. Tra loro c'era anche una giovane ragazza di nome Eufemia, che proveniva da una città dell'Asia Minore, Calcedona. Eufemia è nata nel 290 in una nobile famiglia patrizia. Non si hanno molte notizie sulla vita di questa santa, ma è certo che è morta il 16 marzo del 304. Il corpo della martire è stato conservato dai cristiani di Calcedona fino all'anno 620, quando ci fu la città occupata dai persiani. Il sarcofago con il corpo di Sant'Eufemia è stato trasferito allora a Costantinopoli e situato nella maestosa chiesa innalzata in suo onore dall'imperatore Costantino. Nell'anno 800 vengono al potere gli iconoclasti, vietato il culto delle immagini, e allora i cristiani nascondono la reliquia di Sant'Eufemia. Cosa è successo dopo è difficile a dire, ma la storia narra che dopo una forte tempesta, all'alba del 13 luglio dell'anno 800, sulle coste di Rovigno sia arrivato un grande sarcofago di marmo. Molti abitanti di Rovigno cercarono invano di portare il sarcofago alla chiesa di San Giorgio, ma tutto inutilmente. Solo un bambino, su intercessione di Sant'Eufemia, era riuscito con le sue due mucche a portare il sarcofago sulla collina. L'arrivo del sarcofago a Rovigno era considerato dagli abitanti un vero e proprio miracolo e così iniziarono ad onorarla come loro protettrice. Il 16 settembre è il giorno di Sant'Eufemia e a Rovigno arrivano turisti da tutte le parti. Viene organizzata una grande festa, il cui programma si svolge sulla piazza principale. E per tradizione si mangia carne di pecora con crauti e le frittelle e i dolciumi tipici istriani. La storia. Il 10 febbraio 1947 gli alleati vincitori della Seconda Guerra Mondiale tolsero Istria, Fiume, Zara e le isole all'Italia e le consegnarono alla Jugoslavia di Tito. Nostro commento. Salve, qui siamo Pula, Pola in italiano. Siamo in Istria, in Croazia. Qui siamo al sud dell'Istria. Siamo praticamente vicino al mare dalla parte sud. La parte nord c'è Umago, poi c'è Porec, poi c'è Rovigni e poi c'è Pola. Pola è piena di storie. La storia romana, la storia post-romana, la spiegheremo pian piano, un po' dopo. Per adesso guardiamo la città. A presto. Pola, Pula. Pola è un importante centro portuale. Tra le attività industriali prevalenti vi sono l'industria alimentare, i cantieri navali e i cementifici. Il monumento più importante è l'arena, che funge anche da simbolo per la città ed è tra gli anfiteatri antichi di età romana meglio conservati.
L'anfiteatro venne costruito tra l'anno 2 a.C. e l'anno 14 d.C., sotto l'imperatore Augusto, prelevando il materiale dalle note cave di pietra situate alle periferie della città ed ancora oggi esistenti. In seguito, l'imperatore Vespasiano, che aveva commissionato il Colosseo a Roma, lo fece ampliare. Secondo la leggenda, egli voleva rendere omaggio ad una sua amante del luogo. Come il Colosseo veniva utilizzato prevalentemente per combattimenti di gladiatori, fu oggetto di ampio restauro durante l'epoca napoleonica. Viene utilizzato tutt'oggi similmente all'Arena di Verona. È un ambito centro di teatro e musica e nel 1993 ha ospitato il Festival di Pola e gli Istria Festivals, oltre a una puntata di Giochi senza frontiere nel 1981. Ogni estate è il palco privilegiato di Pola Film Festival. Personaggi di fama mondiale come Sting, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Anastasia, Nora Jones, Alanis Morissette, David Gilmour si sono esibiti in questa arena. Attualmente è in grado di ospitare 5.000 spettatori. La storia. Il 10 febbraio 1947, con il Trattato di Pace di Parigi, all'Italia vennero tolti Briga e Tenda, le colonie africane e buona parte della Venezia Giulia. Trieste, i vincitori la crearono zona libera, divisa in zone A sotto il controllo americano e zona B sotto il controllo della Jugoslavia di Tito. Pertanto l'Istria italiana passa alla Jugoslavia. Gli italiani rimasti in territorio jugoslavo non ebbero altra scelta che migrare, lasciando ogni avere. Chi non volle o non riuscì a migrare subì il capestro delle cosiddette giustizie popolari jugoslavia. L'esodo durò per un periodo di 15 anni, fino alla fine degli anni 50. Di circa 500.000 che abitavano nelle zone divenute Jugoslavia, più di 300.000 arrivarono in Italia. I più fortunati riuscirono a migrare in America e Australia, circa 70.000. Arrivati in Italia, gli esuli istriani ebbero vita difficile, perché gli italiani di Gorizia e Udine, impoveriti dalla guerra, non volevano sfamare profughi perché il cibo mancava anche a loro. Il 25 ottobre 1954 la zona A del territorio libero di Trieste passa dall'amministrazione americana a quella italiana. Il 5 ottobre 1954, governo italiano e jugoslavo firmano a Londra il memorandum di intesa. La zona A all'Italia e la zona B alla Jugoslavia. L'Italia non firma e chiede la restituzione della zona B, ma non l'ascoltano. Altri 24.000 profughi della zona B arrivano in Italia. Arrivano anche 3.000 slavi della zona B, perché avevano capito che aria tirava con Tito. Il 10 novembre 1975 la zona B, che era sotto amministrazione provvisoria jugoslava, con il trattato di Osimo l'Italia rinunciò senza contropartite al suo diritto su quei territori che passarono definitivamente alla Jugoslavia. Il 10 novembre 1975, dopo anni di trattative dirette tra Italia e Jugoslavia per la zona B, viene firmato a Osimo il trattato che l'Italia rinunciava alla zona B. Nostro commento. Tempio di Augusto e della Dea Roma. Il foro romano fu costruito nel primo secolo d.C. nella piazza centrale della Pola antica e medievale. Nel foro romano avevano sede tutte le funzioni religiose, amministrative, giudiziarie ed economiche della città di Pola. Ancora oggi la piazza svolge importanti funzioni e durante l'estate ospita numerose manifestazioni culturali. In passato c'erano due identici templi laterali ed uno centrale dedicato a Giove, Giunone e Minerva. L'unico completamente conservato oggi è il Tempio di Augusto. Il luogo di culto venne anche dedicato alla Dea Roma, poiché Augusto era restio alla costruzione di edifici in suo nome, che non fossero dedicate anche alla figura dell'impero divinizzato, in modo che il passaggio alla nuova forma di governo non sembrasse troppo brusco e radicale. Arco dei Sergi. L'Arco dei Sergi a Pola è un'opera architettonica eccezionale, contraddistinta dallo stile tardo ellenistico romano, e venne eretta in onore dei membri della famiglia dei Sergi. L'arco venne eretto a proprie spese, da Salvia Postuma, per commemorare il marito Lucio Servio Lepido, tribuno della legione 29, che aveva partecipato alla battaglia di Azio.
La datazione della costruzione è attribuita agli anni dal 25 al 10 a.C. La famiglia dei Sergi era e rimase anche in seguito una delle più importanti della colonia. L'arco venne realizzato addossato all'interno di una porta delle mura cittadine, che prese in seguito il nome di Porta Aurea. Per questo motivo si presenta decorato sul lato verso la città, mentre il lato esterno, visibile solo con la demolizione della porta nel 1829, non era stato rifinito. La decorazione è arricchita dal rilievo, con vittorie alate nei pennacchi degli archi. L'arco ispirò molti artisti, tra cui Michelangelo. La storia. In favore della Jugoslavia. Il Parlamento italiano ratificò il Trattato di Osimo il 3 aprile del 1977 e Capodistria, Pirano, Isola d'Istria, Buie, Umago e Citanova erano definitivamente perse. Il 25 giugno 1991, con la disgregazione della Jugoslavia, l'Istria fu divisa in due nuovi stati sovrani. La parte settentrionale, fino al fiume Dragona, passò alla Slovenia, mentre la parte sud, la Dalmazia e il Quarnaro, divennero parte della Croazia. Nessuno dei due stati ha pensato di compensare le famiglie per i beni requisiti dal regime comunista jugoslavo. Il 15 gennaio 1992 l'Italia riconosce la Slovenia e la Croazia come due stati sovrani. Questo è il confine attuale che divide la Slovenia dalla Croazia. Dal 1991 al 1995 una sanguinosa e cruenta guerra per l'indipendenza della Croazia dalla Serbia. Stupri, violenze, impiccagioni, fucilazioni, stermini in fosse comune e quanto più di terribile si possa pensare hanno colpito nuovamente la popolazione croata. Adesso il turismo vede questi luoghi come un paradiso terrestre, dimenticando o non volendo ricordare l'inferno che sono stati in passato.